Cari amici del calcio istruzioni per l'uso, ben ritrovati. Come potete vedere, il nostro salotto si è allargato e non solo per le mie dimensioni, come dice Zanerini, dei miei pettorali e non solo della circonferenza epatica che mi porto dietro ormai da qualche anno. Bene, dopo questo splendido incipit, vi presento i nostri amici perché abbiamo chiesto all'amico Tienno Federici, al quale io dico solo ben ritrovato, perché ogni volta è una festa, È una festa Tienno, sempre. diciamolo francamente. Abbiamo chiesto a Tienno di portarci un'altra persona per Storica. poter festeggiare, insomma. Certo. E siccome so del piacere che hai ad averlo qui con noi, sì, invece di presentarlo io, dopo farò la scheda come sempre, ma stai tranquillo che è quella cosa che non te la dico. Benissimo. Ma la presentazione del nostro ospite la fai te. All'americana, Come vuoi tu. now, ladies and gentlemen, Gianni Marchetti. Gianni Marchetti, cosa dici di Gianni Marchetti? Gianni Di quello che hai detto proprio. Marchetti è una delle persone migliori che ci siano, non solamente nel calcio, è una delle persone più buone, più brave e più preparate che abbiamo a livello dilettantistico qui a Bologna. È stato un discreto giocatore, è stato un ottimo allenatore, ma soprattutto è un'ottima persona. Io sono veramente cattivo e perfido perché sapevo che Tienno, facendogli questa cattura, si sarebbe commosso È vero. perché lui si commuove e devo dire che non so cosa ne pensiate voi e saluto i nostri ospiti fissi e nonché Opinionisti. intrattenitori, intervistatori. Bisognerà raccontare un po', spiegare il Storia. calcio Sono curioso di sapere. a Giuseppe e a Francesco. Buongiorno a tutti, ciao. Ma cioè, gli faccio questa, dicevo, faccio volentieri queste catture perché io trovo che se gli uomini, belle persone, si commuovono, non è Io non mi qualcosa da. vergogno di Ma commuovermi, neanche io, assolutamente. guarda, C'è la gente che si siamo in trasporta due. quando viene, ma assolutamente. Siamo in due, anzi, prima della fine della Ci trasmissione abbracciamo. ti prometto di farti commuovere Va un'altra bene, volta, dai, ci va sto. bene? Allora. Come sempre ti devi, dovete La essere scheda. sottoposti alle Alle schede, schede. però siccome vogliamo fare una cosa un po' diversa, qual è il pregio dell'allenatore Gianni Marchetti? È un martello pneumatico, soprattutto per quello che riguarda la preparazione atletica. È un martello Meticoloso? meticoloso. Meticoloso è perché non Specifichiamo. mi veniva perché. Sai com'è? Cioè, Adesso sono qui apposta se no sapevo. E qual è il pregio di Tienno Federici? Ce ne sono tanti, però adesso stiamo parlando di calcio. Io penso di conoscerli tutti i mister che abbiamo qui a Bologna, però preparati come lui non ne vedo. Ce ne sono dei bravi, ma Tienno Federici, posso dire che se avevo la possibilità, oppure forse lui non ha potuto tramite il lavoro che faceva, però sarebbe allenato sicuro in Serie A tranquillamente, perché lui è preparatissimo, è un mister che sa parlare, sa tenere il gruppo ed è preparato a tutto, lui conosce tutte le tattiche, quindi io penso che Grande è stratega, un grande stratega. grande Quindi io questo mi sono costa una spuma al orgoglioso. tamarindo, Una spuma al tamarindo, c'è anche al cedro, magari che io prendo al cedro, perché se poi lo dice ancora Mina, come c'è la pubblicità della La Cedrata cedrata Tassoni, sono, sì. così abbiamo fatto anche un po' di pubblicità. Se la Cedrata Tassoni vuole comprare uno spazio pubblicitario, siamo aperti ad ogni soluzione. Allora, Tienno Federici è nato a Budrio e Gianni Marchetti è nato a Loiano, quindi voglio dire, montagna e pianura che si fondono in una splendida. Tra montagna e pianura risalta, viene fuori benissimo una dolce collina, no? Cioè, Mi tra sembra. conoscete collina? Anche Ah, anche collina, c'è no, anche collina. pensavo.
ed è da splendido perché la collina è meravigliosa. Da quanti anni vi conoscete voi due? Da sempre, credo. Ma da sempre non è una risposta... No, cioè, diciamo 50. 50 anni? Sempre, sì. 50 anni. E, ma vi siete anche incontrati sul campo oppure no? Sì. Sul campo, sì, qualche volta. Sì. Sì. E... Chi ha vinto? Non posso dirlo. Vinceva lui? Dico no, no, no. Ah, vincevi te, Tieno? Vinceva Tieno? Era lui che mi faceva sempre dei gol impossibili. Ah, sì? Gol impossibili. Alla morte, sì. Perché lui era un giocatore molto ostroso e furbo. Quando era dentro l'area di rigore era in dolore. Sapevo tutti i trucchi. Però, cioè, non, proprio esattamente di fronte l'uno l'altro, tu giocavi mediano, lui no, giocava sì, ala. Sì, sì, lui era. Chi è un giocatore di oggi che assomiglia a Gianni Marchetti? Beh, erano, dunque, io ho sempre avuto Oriali. Oriali? Sì, sono un po' entusiasmato a lui, anche se... È uno stile che l'hai mai incontrato? Lo stile che è quello che lo bussò in finale. No. Non l'hai mai avuto uno stile personale, no, meno male. E invece era il giocatore che assomigliava a Tieno? Ma il mio idolo era Gigi Meroni. Ah beh, sì. Hai detto il mio idolo era Gigi Meroni, per cui lui, assolutamente lui. Pensa, anche questo ti fa onore, Tieno. Io non vorrei farti tutti questi complimenti, però tu sei un cuore rosso-blu che però ha questa capacità appunto di riconoscere anche i meriti di altri Gigi Meroni, cioè George Best, Gigi Meroni sono stati quelli che io amavo più di tutti. Non Gerzigno, no. Non eri Gerzigno, eri più Gigi Meroni. Assolutamente. Ma anche dipingi o... Ma sì, mi capita delle volte. E del resto, se Gigi Meroni aveva questa, diciamo, estrosità che si estrinsecava nella pittura e nella moda, Tienno Federici si chiama Tienno perché il papà un giorno stava strimpellando non si dice proprio, suonando qualcosa di Tienno Patacini e allora dice ma guarda che ti è nato un figlio e allora lo chiamiamo Tienno. Mi è andata benissimo perché se avesse suonato Beethoven mi chiamavo Wolfango e non... Era peggio, no? Wolfango, sì. Beh, poteva suonare Mozart, allora ti chiamavi Amedeo. Amedeo andava meglio. No, ma meglio Tieno. Meglio Tieno. Anche perché, come ci dicevamo, ci siamo detti più volte, ce ne sono due o tre di Tieno. Sì, soprattutto dalle parti di Patacini, che Parmense, Modenese. Più famoso Hiller, come dicevamo. Hiller era il fratello che era musicista, mentre Tieno era compositore. Compositore. Hiller è quello... Della, nessuno mi può giudicare, esatto. Invece Gianni Marchetti, Gianni, il nome è Gianni Rivera, viene da pensare. No. Non Rivera, era un grandissimo giocatore, però insomma io ho sempre giocato in squadre ottime. Mi sono divertito, il nostro dilettantismo, diciamo. Penso così. Che nascevi in Brasile, ti metteva il nome Michael perché il padre perché tuo padre aveva visto Michael Douglas e quello dell'anagrafe aveva sbagliato perché l'ha chiamato Michael perché pensava che si chiamasse Michael Douglas. Ecco, meglio chiamarsi Gianni o Tieno, ma insomma, almeno avere un... Sì, identità. Sì, qualcuno che è effettivamente quello, perché sennò sei un errore fin dal primo istante. Allora, scheda. Allora, Tieno Federici, abbiamo detto, è nato l'8 settembre del 47 e ricordiamo Claudio Sala, un'altra ala. Un altro che mi piaceva molto. Certo, il poeta. La sua posta. Come l'abbiamo detto più volte, ricordato come Barlera, che salutiamo in cielo, come Mengacci, anche tu vai a fare qualche servizio matrimoniale. Però non mi è antipatico. No, non è antipatico. E come Daino, se vogliamo, questo insomma, anche tu vivevi nei Giardini Margherita. Sì, no? Ah, sì. Marinavo la scuola. E come Marco De Marco. Marchi va bene. Vabbè, certo. Io sono andato bene a cercare quelli di
quelli più o meno. Mi permesso di dire anche l'altro, non è che... Ma no, dai, non diciamo, il trota non lo diciamo, dai. Il trota non lo diciamo stavolta. E ripetiamo, quelle, i comuni denominatori di Tieno Federici: Bologna, Fortitudo, famiglia, nipotini, corticella, allenatori, rappresentativa, radio, gente, amicizia, musica, cucina, semplicità, dignità, rispetto e curiosità. Direi che in questi quattro ultimi nomi si identifica l'amicizia con questo signore qua. Hai centrato perfettamente. Hai centrato perfettamente. E poi ricordiamo anche questa passionaccia per il biliardo, ma c'era anche quando giocavo lì, 30 anni fa, 40 anni fa, c'era la passione, soprattutto c'era il bar come ritrovo, no? Ne abbiamo parlato a volte, quello che manca adesso è il ritrovo, la parrocchia, il bar, quello che aggrega i giovani, che li fa stare assieme, che li fa discutere di politica, di donne, di calcio, perché le donne ti sei dimenticato, ma glielo puoi mettere. Vabbè, certo, le donne non ne ho parlato, beh sì, però le donne sono sempre quelle di casa, non si può, le donne. Mentre adesso... Nipotini chi sono, per esempio? I nipotini miei? Quanti ne hai? Ne ho due, uno di 5 anni e mezzo. Salutiamoli, come si chiama? Si chiama Alessandro uno e Riccardo l'altro. Alessandro ha due maschi? Due maschi, sì. E col pallone? Col pallone è Riccardo, che è una... belva satanata, sì. Mentre quell'altro è musicista. Ah, c'è proprio le movenze, c'è proprio un ascendente. Che... E quindi vedi, invece Gianni, nipotini? Due. Nomi? Martina. E? 11 anni, Filippo ne ha 8. E Filippo col pallone? Insomma, così. Così. Non ha la, per il momento non ha la mia passione. Ma figlio... Cioè, figli di figlio o figli di figlia? Di figlio. Di figlio. Ma il figlio non ha seguito le orme paterne? Il figlio... Ha giocato? Sì. Il figlio ha giocato ed era molto diverso di me. Sì? Aveva una gran classe lì. Secondo me poteva fare molto di più. Però ha preferito anche lui non fare troppi allenamenti. Lui giocava per divertirsi, e allora è arrivato a giocare in promozione e poi dopo pian piano si è dotato, è andato a squadra per divertirsi, per divertimento. Tieno, figlio o figlia? Figlia. Figlia? Figlia, sì. Quindi non hai avuto la soddisfazione della... Ma ti dirò che lei ha sempre seguito il papà, quindi ha visto tutte le partite, tutta la mia... Prima da quando ho terminato di giocare, che ho smesso presto a causa di infortuni alle ginocchia, e da quando ho cominciato ad allenare, quindi lei è un'esperta di calcio, quindi battaglio con lei alla sera. Salti, cos'è il fuorigioco? Sa tutto. Perfetto. Sa tutto di calcio, sì. Ah, sì, quindi discutete? Assolutamente. C'entra anche lei nella tua meticolosità? Sì. Vedi? Gianni, sei stato un discreto giocatore. A me viene in mente subito, cioè mi è venuto in mente mentre parlavamo prima, che c'è stato anche un Marchetti importante, perché era il mediano terzino tuttofare della Juventus, che era Gianpietro Marchetti. Sì. Un po' poteva ricordarti un pochettino come caratteristica oppure no? Lui che ha giocato tendenzialmente terzino, però era anche... un giocatore, sì, di centrocampo. No. Direi di no. Anche perché tu avevi, mi dicevi che avevi il vizietto del gol. Sei del gol. Ti dirò che... Ma dalla distanza? Dalla distanza. Avevi una bella castagna? Una gran botta. E poi ero rigorista. Eri rigorista tu. E quindi quando hai visto Bianchi tirare il rigore... È scappato, guarda, io mi sono scappato da ridere, perché non si può tirare. A te ti è scappato da ridere? Anche noi ci è scappato, ma non esattamente da ridere. Perché la cosa... Non lo so, noi tiravamo i rigori con dei campi, tipo Savana, che lo sai benissimo. Ah, certo. Messo, quando pioveva d'inverno, lì la palla... E quei palloni che c'erano.
loro hanno i campi lì che sembrano un biliardo, vai a tirare i rigori. No, ma è la l'altezza, non si può tirare un rigore a mezz'altezza, dai, esatto, quello. Tu lo tiri per terra, non puoi sbagliare, esatto. Vabbè, però non puoi tirare a mezz'altezza. Per terra o sotto la traversa, però tirava in mezzo, ci facevamo piacere. Tiene lì. Senza contare che domenica scorsa, dopo la partita col Sassuolo, a me è venuto ancora più in mente quel rigore lì, per il peso specifico che aumenta di quel rigore lì. Non vorrei che alla fine dell'anno pesasse delle tonnellate quel rigore lì. Sì, certo. Due punti in più, sai cosa vuol dire? Certo. Alla fine vediamo. Sì, il commentatore di Sky ce l'aveva dati all'inizio. Sì. Anzi, ce l'aveva dato anche uno in più. 26 punti, sì. Io l'ho pensato, magari 26 punti. Invece ormai, vabbè. Sì, corretto. E dicevamo, io qui prima ti abbiamo segnato le squadre che tu hai praticamente hai fatto un giro, tu hai conosci a menadito la provincia di Bologna, dalle Alpi alle Pieve, perché io leggo mediano col vizio del gol, quindi giocatore a Cadi Bazzoni, Pianorese, Crespellano, Castenaso, poi abbiamo detto, abbiamo raccontato anche del Benassi. E allora, siccome tu hai vinto dappertutto, perché Cadi Bazzoni era una grande squadra, ho avuto la fortuna di Crespellano è andato in Serie D, il Benassi era una squadra che mi dicevi era fortissima, ti chiedo la domanda più impegnativa, se dovessi fare, dovendo proprio forzatamente fare una classifica, a quale di queste squadre sei più legato come giocatore? Ah, bella domanda, ti mette un po' in difficoltà. Una bella domanda, ma diciamo Crespellano. Crespellano è stata la gioia più, sì, più bella. La gioia più bella. E come spesso succede nel calcio, in particolare qui a Bologna, dall'altare alla polvere, in un attimo per colpa di un dirigente. Sì. Non diciamo nomi, non facciamo nomi. No, facciamo dei nomi. Non facciamo, però... Tremisi, non facciamo. No, ma Trevisi lì Trevisi. Ha fatto bene. Ha fatto bene. Sono i suoi. Vabbè, certo, certo. E quindi una squadra. E chi è il giocatore più forte con cui hai giocato? Di quelli con cui hai giocato, quello più forte? Più forte è il Daspi. Daspi? I Daspi. I Daspi. Sì. No, ci devi. Tu vedi Zanerini che è un'enciclopedia con la barba che va in giro per le strade di Bologna, lo ricorda, io invece no. Ce lo puoi raccontare un po' in due parole, i Daspi? Allora, i Daspi è un giocatore che purtroppo... Io conosco la Daspo, ma i Daspi... Esatto. Sì. Era un ragazzo straordinario, alto 1,80, purtroppo aveva una bellezza che... In qualsiasi posto dove andavamo a giocare c'erano le donne. Lui c'era il raduno delle ragazze, una cosa incredibile. Allora lui purtroppo per fortuna perdeva molto tempo con queste ragazze qui, e quindi ha avuto una carriera discreta, però lui poteva fare molto 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 di più. Dopo ha fatto lo spogliarellista, no, spero. No, lo spogliarellista no. Non pensavo. Dopo, sto scherzando. Purtroppo anche lui non aveva una grandissima voglia di allenarsi per giocare a calcio. Dove giocava? Con chi hai giocato? Con Crespellano? Lui ha giocato con Crespellano, con Castenaso, è venuto fuori dai Cranvieri. Zibordi, con tutti. Invece Tienno, chi è il giocatore più forte con cui hai giocato? Magliacani. Magliacani era il centravanti dell'Ancora, mulatto, adottato praticamente da Cenneri, che era il nostro storico presidente, lui ha delle qualità immense, è arrivato meno in alto di quello che potenzialmente poteva, però ha fatto la C per tanti anni. Quindi. Senti, dunque, le tue squadre che hai allenato, io ti ho riferito in particolare a Corticella perché insomma è stata un sì, po'... Sì, perché è stata l'avventura. Però c'è stato lì. Il Funivia. Il Panigal. Il Panigal, il Crevalcore. Lanzola. Lanzola.
Anche a te chiedo qual è la squadra a cui sei... Ma sicuramente il Corticella, perché nasce tutto da lì, poi c'era un grande presidente che ci faceva nozze con le lumache veramente, capito allora, ed era importante essere compatti, volersi bene, lottare tutti, avere lo stesso obiettivo e soprattutto non avere delle antipatie. E Gianni invece, Crespellano, Granarolo, Riolese, Turris, Ozzanese, Monghidoro, Panical, Crevalcore, Virtus, qual è la squadra a cui sei più legato di queste esperienze che hai fatto? A parte che poi ti chiederò un'altra cosa, cioè tu parti subito come allenatore di prima squadra, non fai settore giovanile, eccetera. Quindi qual è la squadra a cui sei più legato dal punto di vista dell'allenatore? La squadra che adesso non c'è più, purtroppo la Turris. La Turris. Quella che ti ha dato più soddisfazioni? Un'istituzione, era un modello. Perché l'hai considerato un momento l'apice della tua carriera come allenatore? No, diciamo che è stato Zano. Dove non abbiamo vinto il campionato per un punto, ma anche lì in lotta sempre con il Crevalcore. E lì è veramente... E a Crevalcore c'era già lui? No, non c'era. Ma siamo andati insieme. Ecco, questa amicizia che vi porta a un certo punto di dire ma perché non facciamo qualcosa insieme, quando succede questo? Ma l'amicizia da sempre, perché c'è qualcosa che è di pelle, no? Poi quando cominci... ad essere stanco di metterti i bergheni corti quando nevica, quando c'è la brina attaccata alla rete, quando c'è il pantano, perché dopo tanti anni ti stanchi, hai il fisico magari sopporta meno, però cerchi di condividere con chi è compatibile con le tue idee, con il tuo modo di fare, l'esperienza. Quindi ci siamo messi, sono andato io prima che ero al cuore, poi ho pensato di chiamarlo e ho fatto benissimo, abbiamo fatto 3 anni veramente meravigliosi. Allora, raccontando che Gianni Marchetti è nato il giorno di Natale, come Cleopatra, come Anna Scigliulla, come Annie Lennox, come Giacomo Zatti o come Onazi, quello della Lazio, non ho trovato nessuno del Bologna, è un po' un particolare. C'è anche Gesù che è nato quel giorno. Anche Gesù, infatti, sì, ma lui non era mica raccomandato però. No, un pochettino mandato. Tutti e due, anche lui. Sì, anche lui, anche te li raccomandava, anche te ti mandava tuo papà. Al calcio non credo, ma comunque insomma, dicendo questo, qua mi fanno segni il nostro regista occulto, mi fa segni che se non do la palla alla pubblicità mi succede qualcosa, me l'ha detto in Foggiano Stretto e quindi io do la pubblicità. It's going down. I'm yelling timber. You better move. Eurotelefonia, il miglior servizio al tuo servizio, in via Andrea Costa 68. Per conoscere le migliori tariffe telefoniche, per scoprire l'offerta più idonea, per acquistare il telefono più aggiornato. Eurotelefonia ti aspetta con la sua cortesia e la sua professionalità. In via Andrea Costa 68 Bologna, zona stadio. Rock Café, il tuo locale, il posto giusto, il momento giusto per le tue serate giuste. Rock Café, musica dal vivo, spettacoli e tanta voglia di divertimento. Sala ristorante con oltre 120 coperti, aperta tutti i giorni a pranzo e a cena. Rock Café con la sua musica ti aspetta in via Enrico Mattei 102 a Bologna. Dovete sapere, torniamo in studio, che abbiamo un regista oggi un po' inacidito per colpa di un calecon che ha al piede, ha un calecon al piede che gli fa un male pazzesco, perché ha dominato una partita e l'ha persa a 5 minuti alla fine, capito? Per via di questo calecon al piede che proprio gli... E allora è un po' inacidito, cosa volete che vi dica? Però siccome io ho finito con la mia scheda, vorrei passare la parola giustamente
agli altri, perché poi dicono che io mi... No, no, stai tirando la scheda da solo. Sono il dottor Divago, quindi... Ma è finita la scheda? La scheda è finita, andate in pace. La scheda è finita, andate in pace. Possiamo cominciare al virgulto. Allora, io volevo fare questa domanda a entrambi i nostri ospiti. Volevo chiedere, a livello dilettantistico, qual è secondo voi il primo valore da inculcare, perché abbiamo parlato di tanti valori. A mio parere, secondo me, un valore che manca nel calcio moderno, soprattutto dai giovani, è quello dell'umiltà. I giovani fanno fatica a capire bene in che ambiente si trovano, a imparare a comportarsi. Per esempio, a me viene in mente un esempio che la tanto è Balotelli. Balotelli che si trova in questo ambiente, cioè alla ribalta, comunque il club più titolato d'Europa e del mondo, e comunque cioè, non riesce a stare figa. Quindi secondo voi c'è... Cioè... Buona, bella domanda direi. Ma la domanda era... Qual è il valore che tu... Qual è la cosa, la prima cosa che guardi oltre ai piedi e come tratta il pallone? No, io parto da altre cose, poi dopo vado poi sul pallone. Io dico che ci vuole un comportamento sano e bisogna che i ragazzi ascoltino quello che si dice prima, come poi abbiamo sempre fatto io e Tiano, lui specialmente. Cioè, insegnarci come si deve vivere, e di solito sono ragazzini che studiano, devono andare bene a scuola, devono prima sapere cosa vuol dire fare anche dei sacrifici, venire a giocare al calcio, perché però almeno è un divertimento, lo devono prendere sotto questo aspetto. Cioè, secondo lei si sente di dire che è più allenatore o più genitore per questi ragazzi? No, io sono un allenatore, quando poi 15, circa 18 anni, 16, bisogna che gli spieghi anche i valori della vita, tante cose. Dopo poi vieni in calcio, chiaro, ci sono delle regole da rispettare. Tieno. Io credo che sia compito nostro, anche quello, soprattutto a livello dilettantistico, di inquadrare un pochettino i ragazzi, no? Nel senso di fargli apprezzare lo sport di gruppo, di fargli apprezzare anche la sofferenza dello sport di gruppo. Cioè, voglio dire, abbiamo perso, non hanno perso, oppure abbiamo vinto, non ho vinto. Questo è importante. Credo che sia molto, molto importante avere non tutti degli OM, cioè perché gli OM sono quelli che arrivano lì, mettono la borsina lì, si cambiano, sono bravini, ti dicono sempre di sì. Cioè è importante anche inquadrare, a me piacciono di più quelli che sono un pochino estrosi, vivi, vivaci. Avere personalità, anche ribelli, diciamo. Ribelli, perché insomma, poi è chiaro che dentro certi limiti bisogna stare, la convivenza di uno sport di gruppo è importantissima, lo spogliatoio è fondamentale. Cioè, lì dentro si crea tutto, l'allenatore dal lunedì al sabato è importante, la domenica potrebbe andare anche al cinema, perché credo che l'importanza dell'allenatore vada dal lunedì al sabato per quello che può fare. Con questo tu vuoi dire che Balotelli ti piacerebbe allenarlo, al di là, voglio dire, delle qualità tecniche per come si comporta? Al di là delle qualità tecniche, mi piacerebbe provare se è recuperabile o no. È recuperabile, però, esatto. In questo contesto. Cioè non sai come non direbbe per rimesso dopo il tuo recuperabile, direbbe grazie, alla parola il test è suo. No, voglio dire, poi se è recuperabile non c'è niente da fare, no? Però il tentativo va sempre fatto, secondo me. Però per esempio, no? Secondo me una figura paterna come Prandelli è riuscito in un certo senso a domare il carattere di Balotelli. E comunque infatti Balotelli nazionale dà sempre di più rispetto a quello che dà nel club, perché si sente più tranquillo, come egli stesso ha affermato. Quindi secondo me è anche importante, come insomma avete detto voi, risposta alla mia domanda, cioè comunque inculcare certi valori e comunque dare serenità. Non è un equilibrio facile, scusa se ti interrompo, perché devi essere una figura paterna, però deve essere chiaro che sei tu che hai il bastone in mano, cioè sei tu che decidi, perché poi se sei troppo paterno non va bene, secondo me. Però è chiaro che bisogna usare il bastone e la carota in un
ugual misura, ma il bastone a livello così, a livello molto blando. Allora io mi rilascio, vi chiedo prima, ma vi è capitato di avere un Balotelli in questi anni dal punto di vista del carattere in squadra? Sì, sì, a me sì. Messi più di uno. Puoi dire il nome del più Balotelli di tutti? Il più Balotelli di tutti è Sandro Limbo. Sandro Limbo era Balotelli assolutamente, buono come il pane, generoso, giocatore di grandi, grandissime capacità. Ribadisco, io ho avuto la fortuna di allenare Pagliuca, Bazzani, giocatori Antonelli, sono andati, ho fatto dei mondiali, tre mondiali, Bazzani nazionale, però questo era superiore a tutti, come giocatore, come caratteristiche, come completezza di tecnica e tattica, però lui era Balotelli, perché lui al sabato, se non andava a trovare alle 3 di notte, giocava a dadi davanti al bar, ecco per dirti. Quindi questo era Balotelli, Balotelli è rimasto. E tu Gianni, hai avuto un Balotelli tu? Ma io proprio Balotelli... Dico, adesso chiediamo scusa a Balotelli che sicuramente starà seguendo la nostra trasmissione, però insomma, l'hai avuto una testa calda? Una testa calda così no. No, devo dire la verità, perché Balotelli non l'ha cambiato Mourinho, penso che farà fatica. Faranno fatica tutti, perché abbiamo visto prima Mancini, poi Mourinho, non l'hanno cambiato questi qui che... Allegri? Zeidorf che lo tratta come un fratello, esatto. Però poi adesso comincia, secondo me un fratello deve dargli anche qualche calcio nel sedere. Esatto. Secondo me sì. Esatto, invece sai, si parla sempre di lui, qui vedi tutte le trasmissioni, c'è Balotelli, Balotelli sì. Qui, Balotelli là, prendono molto Balotelli, non pagano molto. Gioca ping pong Balotelli. Ping pong Balotelli, basta. Francesco. Chiedo a entrambi se la figura dell'allenatore è cambiata molto oggi rispetto magari ai vostri tempi, è meglio o peggio? Nel senso che oggi fa un lavoro a 360 gradi, un psicologo, di mental coach, di... Posso parlare? Prego, secondo me è molto peggio, perché adesso gli allenatori non fanno niente. Non fanno gli allenatori? Fanno gli allenatori. Esatto. Ci sono degli allenatori che vanno in campo anche vestiti, faccio per dire, durante gli allenamenti, vabbè si mettono tutto, però non si muovono. Deve fare tutto il preparatore, 4-5, capito? Due allenatori dei portieri, altri due allenatori in campo. Noi perché poi siamo... ogni allenatore ha il suo staff di 4-5 persone. Ma vedi, se portano dietro 7-8 persone, certo. E chi li paga? Succede anche a livello dilettantistico? No, a livello dilettantistico, ma noi abbiamo sempre allenato al massimo in due, al massimo, abbiamo sempre fatto noi. Invece adesso gli allenatori vanno in campo con dei fogli, con dei si scrivono, questo cavolo scrivi, è un là in panchina che scrivi. Ma io voglio dire, scrivi, mettetelo qui. Chi è l'allenatore che vedi in Serie A che ammiri di più? Che ammiri di più è Montella. E quello che è più sopravvalutato di tutti chi è? Per te. Lui è interista, e quindi non ti dirà mai Mazzarri. Non ti dirà mai Mazzarri. Ti piace Mazzarri? Allora facciamo una domanda diretta. Mazzarri mi deve convincere, non sono ancora, proprio. Tieno, rispondi alla domanda invece, se era meglio. È cambiato, noi, cioè allenatore, voleva dire anche cambiarci con i ragazzi, voleva dire andare nel magazzino a prendere un sacco dei palloni, voleva dire fermarsi dopo con loro, voleva dire fare la partitella con loro quando era necessario farla per tenere legato tutto, voleva dire sapere come gli stava la fidanzata, come gli stava la madre, come era andato a scuola, voleva dire tutte quelle cose lì. Adesso probabilmente non è più così ed è un peccato, perché facciamo i dilettanti, ma anche se facessimo i professionisti è bello essere aggregati, è bello essere, vivere assieme tutte le situazioni, no? Cioè voglio dire, io ti incontro, ti chiedo come sta sua tua figlia, perché vedo la foto su Facebook, perché vedo che canti le canzoncine dello Zecchino d'Oro, perché... E questo è importante. Meno male che non mi senti, mi vedi, ma non senti. Però questo è importante, perché vuol dire... È una vita che condividiamo, certo. No? Aggregazione, certo. Chi è il miglior allenatore di sempre? Il miglior allenatore di sempre? Ma una domanda... La domanda da... Sì, io ce l'ho.
A me piaceva il vecchio, quindi Berzot mi è sempre piaciuto moltissimo. Poi non so se era bravo tatticamente, tecnicamente, ha vinto, quindi era bravo. Possiamo rispondere anche a Diego questa domanda, dai. Io le statistiche mi dicono, cioè, io tengo Alex Ferguson. Ah beh, assolutamente, sì. Tengo Alex Ferguson, però... Assolutamente, hai ragione. Ma proprio anche sotto l'aspetto, non solo tecnico, proprio sotto l'aspetto comportamentale, sotto l'aspetto di quello che è la figura dell'allenatore, che sappia fare, sappia stare al suo posto, ma anche conoscere tutto dell'atleta. Tengo Alex Ferguson. E tu non dici niente? Io dico Mourinho. Mourinho. A proposito lo special one, ha fatto toccare il cielo, quindi... Ma sai che io vorrei dirti invece, vorrei provocarti così e dirti che siccome io l'ho seguito un po' quell'Inter lì, ma sai che secondo me i primi tre mesi di Benitez, cioè con la squadra senza infortuni, cioè i primi tre mesi, il primo mese di Benitez con la squadra senza infortuni, per me il calcio che faceva l'Inter con Benitez era adesso tu ti scandalizzerai, no. Era meglio di quello che faceva Mourinho? Sì, questo aspetto qui sì, ho ragione. Però... La prima mezz'ora contro il Tottenham, prima sì. Che Bale faccia due gol, sì, sì. È una roba da cineteca, cioè una cosa pazzesca. Poi dopo... Non gli aveva dato tutti... tempo, lui aveva bisogno di tempo per costruire. E poi ha detto anche la verità, però... In ogni modo io ho visto Inter-Barcellona a Milano. Io una partita così non l'ho mai visto nei miei 70 anni di vita. Un partitone come quella sera lì. Noi abbiamo visto Bologna-Sassuolo, è una partita così, te lo giuro. Facciamo fatica a ricordare. Facciamo fatica a ricordare. C'è come Bologna-Chievo qui. C'è da andare alla cassa lì, mi date indietro i soldi. Bologna-Lazio. Torniamo a essere... Comunque, vabbè, a parte il 3-1 finale di quell'Inter-Barcellona, cioè, aveva dominato la tattica comunque, è stato un capolavoro tattico. Ah, sì, che spettacolo. Beh, comunque, do anche il mio parere sull'allenatore, per me il più grande è sempre stato Trapattoni. Trapattoni? Sì. Per me... Anche Trapattoni? Sì, sì, no, ci sei. Sì, ma sono gli... Sì. Le figure sono abbastanza... Sì. Anche se penso che oggi, a 74 anni, firmare con la Costa d'Avorio è un progetto totalmente diverso da qualsiasi punto di vista, cioè è solo da ammirare. No, è fantastico. Cioè, la moglie credo che non sia così felice, insomma, ecco, perché... Ma può darsi anche che sia felice. Sì. Può darsi quella attività lì. Ma io ho sentito dire dopo l'Irlanda che insomma lui aveva qualche problema di dire... Bisogna vedere che cosa dice mia moglie. Non so se poi gli serviva per evitare qualche guaio di qualche panchina un po' scomoda, ecco, però fosse un alibi. Però insomma, sì, in effetti il Trapp è un grande. Forse la differenza, se siete d'accordo, tra Ferguson e Trapattoni è che Ferguson è stato ha dovuto andare in pensione per smettere di stare in panchina, e in Italia non abbiamo avuto il coraggio, uno come Trapattoni, di dargli la panchina a vita come avrebbe meritato, ha dovuto andare via. Sì, anche se in Inghilterra la figura dell'allenatore è allenatore e manager anche nello stesso tempo, no? In Italia è solo allenatore, quindi... Ecco, questa è una buona domanda, se siete favorevoli a una trasformazione così del assolutamente sì, perché se conosci il calcio è giusto che fai la squadra a tua misura. Infatti adesso si sta discutendo all'interno della nazionale di confermare Prandelli proprio dandogli questo ruolo di manager, poteri ampi, e comunque si è parlato anche di farlo con gli allenatori italiani, per esempio lo stesso Benitez, anche avendo allenato tanti anni in Inghilterra, pretenderebbe un ruolo del genere, ma come voleva fare Mazzarri fino a... Non lo so, penso anche adesso che comunque l'Inter a livello societario sta cambiando tantissimo, sta cercando di introdurre anche Conte. Io volevo domandare questo però, voi personalmente preferite per esempio un allenatore come Trapattoni, cioè dal carattere ruente comunque, per esempio a me viene in mente quel ricordo secondo me fantastico dei mondiali del 2002 quando lui calcia la bottiglietta colpendo uno dei suoi collaboratori, cioè che reagisce anche così, come per esempio oggi Mazzarri. Insomma, è uno show in panchina, oppure un allenatore come Ferguson invece, che misurato in tutte le sue reazioni, anche lo stesso Benitez, che comunque non è che si lascia andare a gesti di stizza. Secondo te qual è l'esempio vincente dell'allenatore? Io non accosto
Trapattoni a, a Mazzari, perché impulsivi entrambi, però Mazzari è sempre dietro a lamentarsi. Sì, quello è vero. È sempre dietro a lamentarsi, con l'arbitro, con il quarto uomo, con un'azione che non è andata bene, con, è sempre da imprecare. Mentre Trapattoni aveva delle reazioni a determinate situazioni di gioco, quindi è diverso, no? Questo si lamenta sempre continuamente, e poi a parte che mi sta simpatico come un gatto attaccato ai, per cui, vabbè, e quindi non lo accosto. Però io preferisco l'allenatore misurato, Benitez, Garcia, Montella, sono quelli che io preferisco. Beh, io sono un po' nostro zitto, perché io, quel carattere lì, io vorrei essere come Tiano. Più calmo. Tu sei vulcanico? Sì, sono un po', sì. Sì? Ma hai mai avuto problemi con gli arbitri? No. Mai espulsi? No, io espulso, io ho preso 6 mesi all'inizio, sempre... infatti forte di queste esperienze, ho cercato di maturare il mio comportamento. Io ho preso 6 mesi, ho corso dietro un abito con una sedia. Ah però, l'hai preso poi? No, era stanco di questo. Di là di quello. No, veramente, Porticella corretta. E l'arbitro te lo ricordi chi era? No, non mi ricordo. L'arbitro mi ricordo solo Pieri, che mi ha fatto perdere il campionato italiano. Pieri di Genova? Sì, figlio anche di noi lo ricordiamo, Pieri. Lo ricordiamo anche nelle preghiere, dopo quella punizione fischiata a 30 metri di distanza. Con la Sardegna mi ha fatto pareggiare al 54esimo del... recupero immenso, roba da... vabbè, è andata. Francesco? No, beh, chiedo questo, che giudizio hanno su Conte allenatore? A proposito di... Allora, giudizio tecnico secondo me è bravo, perché è un martello anche lui, non si ottengono questi risultati se non sei bravo indipendentemente dal valore dei giocatori che hai. E poi se entriamo nel campo della simpatia, vabbè, spero sempre che gli avanzi attaccato il parrucchino alla panchina e rimanga scoperto, hai capito? No, vabbè, non è simpaticissimo. Voi siete tra quelli che dicono che il modulo va adattato alle caratteristiche dei giocatori, oppure i giocatori si devono adattare al modulo? Visto che parlavamo di Mazzarri, io per esempio dico questo, che lui fa il 3-5-2 rigido e non c'è verso di cambiare. Poi adesso 3-5-1-1, perché il povero Palacio fa, se non avesse Palacio, che è da premio Oscar assoluto, cioè... Sta anche molto bene col codino Palacio. Sì, quella, non si capisce perché tenga questa orribile... Beh, ce lo chiediamo tutti. Palacio, tagliati il codino, te lo diciamo tutti, faremo una bella... una bella petizione, ma rispondi alla mia domanda. Adatti il modulo ai giocatori o i giocatori devono adattarsi al tuo modulo? Secondo me è un allenatore bravo, dipende dai giocatori che ha. Poi il modulo lo fai con i giocatori, io cambiare sempre ruolo ai giocatori non mi sta bene. Tu devi, quando tutti hanno la squadra, devi dire, io preferisco questo modulo qui, gli uomini sono... Qual è il tuo modulo preferito allora? Il mio modulo preferito è 4-4-2. 4-4-2. Poi io, adesso c'è... Ovvio, come dire, c'è un modulo... 4-2. Adesso a 3, che poi si giocava a 3 anche 50 anni fa. 3 adesso... 3-5-2, 4-3-1-2, il calcio è questo, i difensori, i centrocampisti e gli attaccanti. C'era nessuno del Cittadella che giocava con 3-3-1-3, sì, straordinario. Adesso cosa vuol dire? E tu invece il tuo modulo per calcio? A me piacciono le ali, no? Lui gli piacciono le ali, per cui sono... 4-3-3 lui? Sì, innamoratissimo. Un stimatore con due ali e un centrocampista offensivo che abbia qualità, che salti l'uomo, che è il gioco che mi piace. Però è chiaro che noi facciamo un sacco di valutazioni, di ipotesi, 4-4-2, mettiamoli dei numeri, 4-3-3, 5-3-2, 3-5-2. Siamo sempre in 11, sono sempre 210 metri per 60. Si giocava, si chiamava in un'altra maniera, tanti anni fa si chiamava metodo, sistema, si chiamava
però ci sono 22 giocatori e un pallone, il casino sarebbe con un giocatore solo e 22 palloni, no? Cioè, voglio dire, non è che devi inventare tante cose. Senti, siccome siamo in chiusura, io ti faccio la sorpresa. No, la domanda, la domanda. Fai di a Gianni quello che non gli hai mai detto, oppure fagli la domanda che... Ma quello che non gli ho mai detto, gli ho detto tutto a Gianni, tutto quello che mi sentivo gliel'ho detto. Io a Gianni gli posso solo ringraziarlo di essermi amico. Questo. E Gianni che cosa si sente di dire? Che per me è una persona straordinaria e sotto tutti i punti di vista. Pensiamo che ci stimiamo, ci vogliamo bene come due fratelli. Abbiamo avuto le nostre discussioni col calcio, è giusto. Io potevo vedere una cosa diversa, però buono lì, chiuso lì. Allora, ce l'hai la lacrimuccia o no? Se abbraccio Stefano, sì. Ecco. Allora, abbraccio Stefano, perché c'è anche Stefano Zeri, lo facciamo quindi adesso. Se potete mettere la musica di Via Col Vento, magari la datiamo a Via Col Venti, che è la famosa grande azienda. Vedi che la carambata l'abbiamo fatta? Allora, lo ripeto che è vero. Non poteva mancare. Una delle persone più corrette, più oneste e più brave del calcio dei dilettanti, e non solo del calcio. Vai, forse anche del biliardo, Stefano, adesso a questo punto per par condicio devi abbracciare anche, anche Gianni Marco. Lo abbraccio, va bene, allora lo abbraccio io, guarda, lo abbraccio io Marchetti e vi do appuntamento alla prossima trasmissione. Ciao a tutti, ringraziamo tutti.